Allora, oggi cosa abbiamo? Mi addirittura le bocche di drago. Recreiamo questo muro di noce un po' stranino. È un po' caldo. Noce esplosiva? Questa è invenzione. Ebbene ragazzi, eccoci qua su Piante contro Zombie 2. Nell'ultimo episodio ci siamo avventurati nel pantano giurassico. C'è un nuovo mondo pieno di cavernicoli e dinosauri, dove in tutti i modi hanno cercato di attaccarci, in tutti i modi possibili e immaginabili. Una cosa incredibile. Ho analizzato la nuova pianta, Tente Dave. E qual è? Che infatti l'ho vista, il funghetto, no? Il profumo porcino. Incanta i dinosauri e li mette contro i zombie. Buona sta cosa, è tipo un ipnofungo, però che funziona con i dinosauri. La forza dei dinosauri? La nostra parte? Che notizia ottima! Come adesso sappiamo un modo di farci amici dinosauri. Innanzitutto dobbiamo potenziare anche una pianta, cioè la sparassemi cavernicola. Ci costa ben 1000 monete. Ok, andiamo, sono curioso di provare questo profumo porcino. Comunque diciamo che i funghi ci sono più spesso. Oh cavolo, siamo dimenticati sempre girasole come sempre. Vabbè, ce la caveremo anche direi. Ok, qui c'è tipo lo zombie, no? E possiamo provare a usare il funghetto, vediamo. Seriamente possiamo fare questa cosa? Oh, quanto vanno veloci i zombolini? Calmi, 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 zombolini, calmi, calmi. Ci ha dato un calcio in faccia! Un altro! Ne arriva un altro! È finita per gli zombie adesso! E mo è finita per gli zombie! No, ma è utilissimo! È utilissima questa pianta! Sta arrivando la gigantesca orda di zombie! Ok, siamo pronti, eh! Eccoli! Allora, mettiamo qui un fiore d'oro e mettiamo qui già ancora la bandiera, ecco. Perché, però non ho capito perché i dinosauri sono dalla parte dei zombie normalmente, non ho capito. Allora sono dinosauri zombie. Oddio, però c'è lì un dinosauro che sta sempre nella stessa fila dove abbiamo visto quell'altro dinosauro. Vabbè, perché aveva una buona difesa, quindi non c'è proprio altro problema. Mettiamo una foglia. No, non credo ci sia bisogno. Possiamo mettere. Ok, sta arrivando la gigantesca orda di zombie. Ok, prepariamoci, eccoli. Allora, iniziamo a mettere una foglia. Mi servirebbe un attimo. Ok, qua è da buono, perfetto. No, sono un dinosauro. Ce ne vanno anche quelli buoni. Purtroppo. Mi serve un attimo un fiore. Ok, perfetto. Una bella ciliegia. E così mi faccio andare via. E qui un bel potenziamento nella strada semicavernicola. Perfetto, giorno 8 l'abbiamo completato. Eccola, quella che desideravo io. Adesso ragazzi questa la useremo. Che poi è molto diverso come fungo, perché non abbiamo mai avuto un fungo che c'ha anche un funghetto attaccato. Abbiamo 100 monete, 2 muri di semicavernicoli, 2 profumporcini. Ci sta, ci sta. Che dici lei? Benny, mi sono appena ricordato di quanto adori le mie mute. Simultaneamente, utente Dave, uno stormo di sperodattili si sta avvicinando. Che dinosauro è mo questo? Sperodattili, ma è un spo. Obiettivi pantano giurassico. Sopravvivere all'attacco degli zombie con le piante a disposizione. Ok, quindi le piante ce le ha date lui praticamente. Le piante ci ha dato quelle con le cavernicole. Oddio, il funghetto non è tanto buono nel giorno. Che poi c'erano due mondi nella notte. C'è uno che va al tramonto e uno che va alla notte. Però abbiamo in compenso il tubo esplosivo. Dobbiamo usarlo per andare via lo zombolino. Però cammina troppo veloce questo zombolino, com'è? Ok, perfetto. E il zombolino è andato. Adesso arriva lo zombie e ci mettiamo altri tubi esplosivi. Iniziamo a mettere qua un bello spada semicavernicolo, così allontaniamo questi zombie. Via. Però si sta mangiando. Cavolo, la pianta. Tubero qui. Ok. Quasi un cavernicolo. Vabbè, qua esplode, perfetto. E si chiude. Arrivata la gigantesca auto di zombie. Ecco qui. Guarda, non voglio neanche sapere cosa faccia. Faccio direttamente, faccio diventare buono. Ok, ha funzionato. Che fa? Lo prende? Che fa quando lo prende? Ma qua quello di noi non lo so. Ok. Ma non l'ho buttato giù, no? Lo faccio rivedere. Lo prende e che fa? Butta giù. Sì, no, poi l'ha buttato in alto. Credo che l'abbia buttato giù, non vorrei dire. No, qui c'è questa persona. No, aspettate, che è successo? Ma? Perché questo signore mi ha atterrato qui dietro? No, 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 via, 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 via. Ah, è stato il volatile. No, 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 no. Diventa buono, diventa buono. Ok, l'ha tirato su. Perfetto. Ah, ecco, sì, no, l'ha mangiato praticamente.
Mi sta venendo la cosa sui fondi, Ok. A quello si diventa buono, ci schiaccia addirittura i zombie. Abbiamo un problema volatile qui, Ok, qui non siamo in caverni. Neanche il tempo di sparare mi danno lo zombie, sono sempre una bianca. Ok, allora, calmo. Danno tutti, danno tutti. Infatti non siamo andati. Ci abbiamo un attimo un piccolo problema. No! Non ho visto quello zombolino là! Ok, questo diventa buono. Passa su della piccola, funziona il muro di noce. Ok. Ce la possiamo cavare. Infatti dobbiamo piano, possiamo però cavare. Ok. Vediamo se quello mi sfugge. Ok. Perfetto. Adesso direi che abbiamo finito. Adesso questi zombie hanno schiacciato la nostra piante. E giorno 9 l'abbiamo completato. Beh, alla faccia vostra, innamorati. Che poi si innamorano. Ok, ci abbiamo tutti. Mamma mia, quanti dinosauri. Allora, qui ci servirebbe una buona difesa. Quindi posso fare girasoli qua. E ci servirebbe tipo il cavolbot, colpisce anche da dietro. Purtroppo non ce l'abbiamo in momento preciso. Dovremo sicuramente usare molto queste piante con il fungo anche. E volevo provare anche a usare il cavolbot. Oppure mettere tipo delle mine. Così, direttamente nelle prime file. Così almeno quando arrivano zombie fanno un bel capo. Quelli che arrivano non stiamo attenti. Qua spara segna elettrica. Ok. Non credo di fare diventare buoni questi, perché tanto Ok. Adesso stanno arrivando i zombie un po' più pochi. Spara segna elettrica. Aia, però il dinosauro lì è un po' fastidioso. No, no, è troppo fastidioso. Eccoli, questi qua devono fare diventare buoni. Ok. Fai anche a te. Un po' troppo vicini, mi dicevano. Un po' troppo. Cavolo, mi hanno fatto fuori tutto l'arsenale. Sono le 5 elettriche. Giratore. Ok. Una bella ciliegia. Ecco. Mamma mia, quando ci tengono a mandare il video. Buono, ok, diventa buono e siamo qui. Potenziamento qui. E questo se ne va via. Ok. La semi elettrica. Qui l'ultima ondata già siamo. Ok, prendiamo neanche la vita. Mi do più il mio cursore, che è il buono. Capita di drago, potenziamento. No, non mi sta avvicinando. Allora, facciamogli una cosa, Ecco qua! Alla faccia degli zombie e il dinosaurio amici. Ok. Vedo un po' di zombie. Non ci sono gli altri due, c'è solo i volatili stavolta. Ok ragazzi, siamo giorno 11. Allora abbiamo preso stavolta una pianta di livello 4, cioè il caramico cavolbot. Qua il livello 4 credo che sia abbastanza forte, credo. Ci vorrebbero qua le zucche, ma io le zucche non le ho viste ancora. Le gelerebbero la pianta. Vabbè, cavolbot è qua potentissimo praticamente. Non siamo tutti da soli. Mettiamo anche il palazzo elettrico. Ci vorrebbe qua tutta la semi elettrica. Ok, così questo c'ha la voglia e mi dà un po' iniziare qua da soli. Ok. Non è molto buona adesso qua la situazione, quindi l'oro. Ok. Adesso vediamo un po'. Qua il cavolbot è allenato, Ma mettiamo qua un po' di giratori. Questo facciamo, lo rendiamo uno buono, ok. Così da questo lato ci dobbiamo preoccupare. E mettiamo qui un cavolbot. Sì, prendimi lo zombie. Buongiorno. E via anche questo. Per me ha fatto un livello 106. Sì, qua vicino me l'ha messo. Ok. No, ora ok, diventa buono. Perfetto. Così me lo butti a terra. Oh, mi ha dato una bella piantina, grazie. Arrivando alla gigantesca auto di zombie. Pronti, Eccoli. Ah, mettiamo qui un fuori d'oro. Ok, poi sono anche i nostri amici che ci aiutano. I resistenti sono le parti che possono diventare buoni dinosauri. Questo è un bel potenziamento, eppure è qua. Perfetto. Giorno 11, completato con successo. Giorno 12, non sprecare più di 6 piante. Ok. Non ok. No, assolutamente non ok. Cioè, già che qua è difficile affrontare lo zombie orco. Cioè, me lo fate pure con i dinosauri.
Raga, questa la devo dura. Non dobbiamo neanche sprecare le piante. Ahia, questo è un obiettivo abbastanza duro, perché ci arrivano pure da dietro. Quindi non fare il cavolo posto in questo caso. Allora ragazzi, ho quella tecnica, si chiama la tecnica più lenta, in cui ci sarà un po' più tempo da sprecare, ma dobbiamo usare le bocche di drago, per forza. L'unico modo per sopravvivere, usando le bocche di drago fredde. Mettiamo qui la bocca di drago, ok. Bisogna mettere qui tutti i tubi di noce. È vero, hanno una carica molto più rapida. Eccoli, manco a dirsi. Manco a dirsi che sono arrivato poi, quindi. Ok, questo è andato. Avete noi sono poco resistenti, ovviamente. Per il dinosauro non mi piace. Posso dire che il dinosauro non mi piace. E non mi piace neanche quello. Ok, qua drago. Mi ha resistito! Fatto. Muro di noce, comunque sì. Qui mettiamo anche una pianta che riesce a convertirmi qua in zombie. Un altro muro di noce. Che avessi ancora mangiato più muro di noce, non si è stato tranquilli. Mi diventa buono, perfetto. Aiutami. Mi servirebbe qua un po' di bontà. Possiamo anche ripararli, tanto non credo che si faccia male. Oddio, però qua si. Aiuto. Un po' di noce. Qua anche un muro di noce. Perfetto. E ne stanno arrivando da un po' tranquillino, ok. Ma se li ripariamo non si fanno male, perfetto. Non di noce è una pianta migliore in questo caso. Cavolo, perfetto, quindi è anche più buono. Cavolo, è arrivato lo zombie orco! E mo? Ma c'è cavolo? Ogni quanto me l'ha spinto avanti, qua. Ok, via. Che cavolo? Ok, ha resistito, non so come ha resistito. Ed è andato buono, ok, è andato buono. Porca miseria. Quanto è vicino con un buono? No. Questo muro di noce resiste. Non resiste il muro di noce. Resiste. È buona la cosa. Cavolo. Ok, la prima volta di terra è buono. Oddio, sarà difficile. Ma io questo zombie orco sembrava un po' più resistente degli altri. Ma da contare con la sua resistenza, perché ha resistito a un mio potenziamento su questa rasena. Allora, grazie per le 100 monete. 4 muri di noce cavernicoli, ok. Sono buoni i muri di noce con i zombie orco. Cioè, hanno poca resistenza con i zombie, ma molta resistenza con i zombie orco. Allora, vediamo un po'. Zombie orco ne abbiamo incontrati tantissimi. E qui abbiamo i cavernicoli. E vabbè ragazzi, io direi che questo episodio lo possiamo anche concludere qui, spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio continueremo questa avventura nel pantano giurassico, dove devo dire che sta diventando un po' difficile, ma più che altro no per i zombie tanto in sé, ma per i dinosauri che sono abbastanza impegnativi da abbattere. Infatti il dinosauro volatile mi fa arrivare i zombie da dietro e questo è un bel problema. Lo zombie orco ancora non l'abbiamo visto, perché forse dovevamo sconfiggerlo, invece farlo diventare buono. Però ho visto, da quello che ho visto, sembra più resistente rispetto agli altri zombie orco, perché di solito quando io mettevo potenziamento super sparaseme, a meno lo zombie non me lo lanciava, sotto non me l'ha lanciato. Però per questo episodio è tutto e ci vediamo al prossimo episodio di Piante contro Zombie 2. Ciao a tutti, mi raccomando, state attenti ai zombie orco e ai volatili.